questione sanificazione, la questione bagnini, la questione spazi da transennare ulteriormente, magari non saprei, i distanziatori. Quanto tempo vi date come amministrazione? Magari il 20, il 22, il 25, se in qualche maniera arriva qualche indicazione in merito. Ma come dicevo prima, noi abbiamo fatto tutto quello che è propedeutico per la normale apertura. Abbiamo Certo. inserito anche questa idea di fare due sanificazioni al giorno, una appunto o al mattino o alla sera al momento della chiusura e una pomeridiana che ci permette anche di svuotare in quel caso il PDC. E lì sostanzialmente il controllo degli accessi è quello che ci sta portando via un po' più di tempo perché va fatta questa verifica, anche se i numeri che giravano un po' sia sui social che su qualche media potevano essere indicativi, cioè c'era quasi un dimezzamento rispetto al Sicuro. solito dello sbigliettamento che in parte, come dicevo, vorremmo fare come abbonamento. Per quello che riguarda invece Barcola, Topolini, Cedas. C'era l'idea di poter fare una sorta di stallo blu, non tanto disegnato come quello delle automobili, ma almeno una semplice separazione di spazi con una piccola riga in modo che ti aiuti l'autoregolamentazione delle persone. Allora, sì, io so che devo tenere, mettiamo 1 metro, e che è Cioè, quindi sostanzialmente un asciugamano. il parcheggio dell'asciugamano? Parcheggio Così? asciugamano gratuito, strisce Gratuito. gratuito Sì, per no, gli perché asciugamani. facemmo un mitico scherzo il 1º aprile di qualche anno fa, che venivano, andavano a pagamento i topolini, fu un disastro. No, Quindi lei esatto, dice, ricordo. se contrassegnare i posti degli asciugamani No, ai allora, topolini? per semplificare sì, ma intendo dire che se noi andiamo fisicamente a segnare le distanze che sono da quello che abbiamo ragionato con gli uffici, diciamo che sia 1 metro, poi potranno essere due, ma insomma andiamo probabilmente due, ma andiamo a fare un'idea. Mettiamo che sia 1 metro e che sostanzialmente un asciugamano in media largo 70 centimetri, noi andremo a segnare con un piccolo segno, ovviamente non creando lo stallo, una sorta di puntini in modo che la gente sappia come regolamentarsi almeno in linea di massima con i distanziamenti.